fondo nella banca della terra, che è il successivo articolo. Allora, ha chiesto di parlare l'onorevole Bandiera. Bandiera, Edi Bandiera. Grazie Presidente, per annunciare il mio voto favorevole a questo provvedimento e agli articoli successivi che si muovono in una direzione importante e moderna, cioè quella di assicurare alla proprietà contadina l'ampliamento delle estensioni agricole. La nostra agricoltura è caduta in disgrazia anche perché, a seguito di fatti ereditari, la proprietà agricola nei decenni o nei secoli si è parcellizzata, si è polverizzata, così come si dice tecnicamente, ed il piccolo soccombe perché non riesce a realizzare quelle importanti e necessarie economie di scala che consentono di rendere proficua dal punto di vista economico un'iniziativa imprenditoriale, ma lasciatemi dire soprattutto agricola. Assessore, ella ha citato opportunamente Garibaldi. Io voglio citare l'istituto del Maso Chiuso, da Manzus, che Presidente Musumeci al tempo del feudalesimo indicava proprio quella unità produttiva, il terreno con la casa del contadino e con le strutture a questo annesse. Deve pensare, Assessore, ella saprà che questo istituto, che fu addirittura soppresso quando nel 919 il Trentino Alto Adige venne annesso allo Stato italiano, istituto che è stato reintrodotto non appena il Trentino Alto Adige è diventato una regione a statuto autonomo e quindi speciale. Dico questo per sottolineare il fatto importante che tutte le iniziative che consentono in quest'epoca l'ampliamento della proprietà agricola sono da sostenere e per questo, Presidente e Assessore, nel complimentarmi per questa opportuna iniziativa del Governo, confermo e annuncio il mio voto favorevole. Grazie. Grazie onorevole Bandiera. Non ci sono altri iscritti a parlare. Noi dovremmo distinguere due tipi di detentori. I detentori che lavorano la terra e il detentore che magari è erede di qualcuno che negli anni 50 faceva il coltivatore e nel frattempo è diventato ingegnere, professionista, eccetera, che è una cosa un po' diversa, perché la riforma agraria degli anni 50 si fa per dare la terra ai contadini, no? Allora, o noi riprendiamo questi terreni nel nostro possesso e quindi, e quindi nella nostra legittima detenzione per riassegnarli ad altri che lavorano, oppure li alieniamo. Ma nel momento in cui noi li vendiamo, noi dobbiamo fare due valutazioni. Uno è il prezzo che possiamo praticare alle persone che ci lavorano e che quindi sono, utilizzano, e quindi che dovrà essere necessariamente, deve essere un prezzo necessariamente diciamo basso, e quindi a coloro che conducono il terreno. Un'altra cosa è se noi questo bene lo vendiamo a coloro che invece ne potranno fare speculazione, potranno fare, e allora lo pagano a prezzo di mercato. Semplice. Quindi la distinzione fra conduttore e detentore è molto importante, perché il detentore ha Assessore, il detentore deve avere un percorso privilegiato rispetto e anche un prezzo privilegiato, perché noi aiutiamo i piccoli contadini. Il detentore invece, se vuole acquistare, deve acquistare i prezzi cui acquisterebbe qualsiasi altro. Lo capisco. Grazie Presidente, ho ridato la parola, ma è solo
nel tentativo di, senza sbagliare, di contribuire a fare chiarezza. Io ritengo che questa legge vada secondo una direzione che ha accompagnato tutte le riforme in materia di assegnazione di terreni agricoli, cioè tutta quella normativa che dice che la terra va data a chi materialmente e fisicamente la lavora. Io sono un dottore agronomo, sono un po' esperto di dinamiche del mondo agricolo. In agricoltura succede che qualcuno prende un appezzamento di terreno, lo recinta e dice mio. Se ne intesta la proprietà, ma non lo conduce e non lo coltiva. Quando la norma dice privilegiamo il conduttore è chi esclusivamente lavora la terra. Come facciamo a capire chi è il possessore e chi è il conduttore? Perché il conduttore lavora la terra, ne fa attività economica, ha un'iscrizione alla Camera di Commercio, presenta delle pratiche da almeno 5 anni agli ispettorati provinciali dell'agricoltura e quindi dimostra di fatto di essere l'attuale conduttore della terra nel quinquennio. Per cui la distinzione che privilegia in maniera molto opportuna il conduttore, cioè chi lavora la terra, a mio avviso è questa, non ha equivoci e si muove secondo l'antica direzione che è quella di dare la terra, di cedere la terra a chi materialmente la lavora. Aggiungo io, dimostrandolo carta alla mano, Camera di Commercio, Partita IVA, Ispettorato dell'Agricoltura, di lavorarla e di condurla in armonia con i principi sanciti dal diritto fiscale e quant'altro. Grazie. Grazie, onorevole Bandiera. E allora, io penso che ci siamo chiariti le idee. Ci sono due filosofie a confronto, c'è la filosofia diciamo Falcone che dice se l'interesse è quello di incassare somme, il detentore che non è conduttore agricolo, quindi gli vendiamo il terreno. L'altra filosofia che è in linea con la riforma agraria che parte negli anni 50 e che ora ha evidenziato molto autorevolmente, posso dire, l'onorevole Bandiera, dice la terra la diamo solo a chi ha continuato a coltivarla nel corso di questi 50 anni. Questo è, quindi non è secondario il ragionamento che stiamo facendo. Posso esprimere la mia soddisfazione per il livello del dibattito su questo? Perché vedete, spesso si dà un'impressione diversa del Parlamento, quando gli argomenti sono seri, e sono per carità sempre seri, ma quando c'è gente competente, in questo Parlamento c'è molta gente competente, io voglio citare tutti, dall'onorevole Bandiera che è intervenuto, all'onorevole Cini. La Regione Toscana metterà a disposizione dei giovani agricoltori superfici agricole del suo demanio attraverso una vera e propria banca della terra. Di che cosa si tratta? Intanto si tratta di un'idea estremamente innovativa, siamo unici in Europa. Noi che faremo? Appunto una banca della terra, dove l'oggetto di scambio sarà l'incontro tra un'offerta di territorio, di terra data in affitto per l'utilizzo e il lavoro, e in cambio la domanda sarà quella di giovani o anche meno giovani, gente che ha perduto il lavoro, singoli o associati che hanno intenzione di lavorarla. Intanto metteremo a disposizione le nostre proprietà, quelle demaniali della regione, le nostre aziende, e però siamo disponibili a ricercare rapporti con soggetti privati che abbiano territorio e che non siano più in grado di lavorarlo. Questo ci consente di costruire una mobilità fondiaria importante, perché noi, riscontrando una grande attenzione da parte soprattutto del mondo giovanile, ma non solo, nei confronti del lavoro agricolo, vorremmo dare la risposta a questa esigenza che viene manifestata. Contribuendo così da un lato a costruire occupazione, costruire imprese, ma anche a tutelare il nostro rischio di dissesto idrogeologico che tutti gli anni ci provoca danni enormi nel nostro territorio. È un'iniziativa, ripeto, importante, rilevantissima, su cui auspico realmente che il Consiglio regionale prima della fine dell'anno l'approvi come legge e quindi dai primi di gennaio siamo operativi.